Fai due sarulesi, sì, no. Oggi che ha segnato, non può scappare. Dai, no. No. Allora. Dai, oh, abbiamo fatto tornare la scena anche l'intervistatrice. No, no. Alessa, vieni qua. Allora, dovete sapere una cosa. Anna ha detto che Alessandro ha fatto un assist, quindi capisci di pallone. Vero, Alessa? Eh sì. Vabbè, dai. Quello vale quanto due gol. Non si può segnare tutte le settimane, vero, Francesco? Tu da quanti secoli che non segnavi? 2 anni. Cioè, notate, si mette di profilo come gli attori. Anche io, 2 anni. Ah, 2 anni. 2 anni esatti. L'ho portato dal Corsano. La famosa polita, vabbè, ma quella tu ce l'hai vista per un paio di secoli. Ma cosa andare? Mica babbo mi ha detto che ti ha fatto andare a piedi. Aspetta, vogliamo contare quante cose rosse c'hai? Quante? Quante macchie rosse hai in faccia? Abbastanza. Una. Oh, spengono anche la luce, pur di non farlo intervistare, aspetta. Ma una cosa, ma è questa numero 11, cosa hai pagato? Di chi era subito? Boh, su come la... Qui hanno detto che segnava la 8 e adesso sta segnando la 11. Boh. Alessà, poniti la 11. Dalla panchina. Quello 17 non me l'ha guardato. Ciao. Oh, Osannan, Puleddu! Ciao! Oh, non fare l'indiano, vieni qua! Oh. Se ne va nel buio di stolo, nel gelo. Ciao, Alessà! Poi è venuta anche Franca, non c'aveva niente. Eccoci qua, abbiamo il mister Succu e Primo Secchi, che è stato minacciato di morte se non arrivassi a questa intervista. È venuta anche la sorella, abbiamo vinto 10-1, io direi, fa la tua sfida di idea. In Sardegna, no, vero? Mandatela via direttamente. Perché? Perché hai preso un palo? Perché non segna. Vabbè, non puoi segnare ogni domenica. Vabbè, poi tra l'altro tu segni solo a Natale, ormai è passato Natale, quindi. No, è per Capodanno. Una Capodanno, cosa dice il mister? Ma guarda, se gioca sempre come oggi, io spero che Geloni che ha nei piedi, che gli durino a lungo. Ma poi tu dici di avere i Geloni e di Furni, come fa a lamentarsi uno di Furni per te? In effetti è strano, cioè, è uno abituato al freddo, eppure dice che c'è Geloni, ma non comunque, c'è. Comunque, secondo me, a posto del ghetto in panchina avete Acquavite, perché sta correndo in una maniera mai vista. Io non bevo. Non bevi Acquavite. Bevi acqua. Cioè, sì, mi sta mettendo a dribblare, la sindrome del puffo Pirenda lo sta contagiando. Sta contagiando un po' a tutti, vabbè, oggi ci stava anche, visto il risultato. Però... 11-1, potevo anche farlo tutto. Comunque ha segnato Caponiro, volevamo il gol di Fadineddu. Purtroppo... Sta contento dell'assist. Grande, ha fatto un bel assist. Non è arrivato il gol, però ha fatto un assist che si vale un gol. Cosa promettiamo per il 2010? Ma cosa promettiamo? L'impegno. Di andare al Cenone. L'impegno. Ecco, adesso Campus mi darà il primo partito a tutto. Dice che sono i posti occupati, ma non ne sono così sicuro. Posti limitati, andate a c'è posto, andiamo prima al Cenone, poi festeggiamo questo 2010. 9 giochiamo. E poi niente, noi ci impegniamo come abbiamo fatto fino a oggi. Cioè, tu quanti gol prometti per il 2010? Visto che nel 2009 ne hai fatto 2. 5 in tutto. 5 in tutto. Ma anche aspetta, contando anche quelli degli allenamenti. Se viene mia sorella rimanga a 2. Oh, contando anche quelli degli allenamenti o anche solo in partita? No, l'allenamento non è fatto tanto. Però se viene tua sorella e vinciamo 10-1, ben venga, anche se tu non segni. Va bene, con il mister Succu coperto una CC della Juve, che in questo periodo non è molto indicata. Fa schifo questo periodo. Vabbè, lasciamo. È una CC, come dici tu, non c'entra niente. Ma non è che ti hanno cercato la Juve per arriva quello che ha segnato, attenzione. Attenzione Gabriele, che da quando ha fatto l'intervista ha segnato, mi pare che ti convenesse intervistato in una mano. Il portiere, mi sembra male che segna. Ricordiamo che lui si alterna tra... Chi te l'ha detto di tirare? Chi te l'ha detto di mettere la mangiare? Aspetta, scusate, devo dire una cosa, perché a scanso di equivoci, il portiere dell'Idolo è cugino di primo grado di Gabriele. Non si spiega altrimenti il gol. Gli ha regalato un gol in pratica. Sì. Era cercato quel gol. Cercato da portiere. Vabbè, salutate e fate gli auguri per l'anno nuovo. Ciao, buon anno a tutti. Ciao.